No, 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 no. Vedrai, vedrai, vedrai un giorno qui. Non scottare, qua sul pincio mi metteranno il busto. Tieni, tieni. A te che ti mettono? La panciera mi mettono a me. Ecco che mi mettono. È inutile, non hai sofferenza musicale. Tu non soffri la Ma musica. Ma più sofferenza musicale di quella che mi dai te, che mi mettono sempre vicino con questo trombone maledetto. Gli automobilisti, nemmeno. Per carità, non ne parliamo per niente. I pedoni. I pedoni sono disgraziati, voi poveracci. Ma allora, si può sapere che cos'è che te va bene? Beh, è inutile che mi baci, tanto i motociclisti non mi vanno a genio. A me mi vanno bene gli avviatori. Che? Qualcosa che non va? No, no, va tutto bene. E allora? Come, prego? Dico che vuole, che fa qui? Perché che avete messo il divieto di sosta anche per i pedoni? Perché ce ne sono troppi di divieti di no, sosta. No, perché che avete pensato di fare qualche altra cosa per fare un po' di contravenzione? Dobbiamo tutelare la calma del cittadino che vuole riposare. Ah, e la calma del cittadino che deve pagare? Lo sa che da statistiche fatte risulta che il 30% delle malattie nervose in città è causato dagli eccessivi rumori, mentre in campagna non esistono quasi i malati di nervi. E per forza, in campagna non ci sono mica i vigili urbani, eh? E allora perché non vai in campagna? C'è tanta terra da zappare?